Di fatto, parliamoci chiaro, sta alternanza e nessuno di noi sa ancora bene che cosa sia, tant'è vero che la definiamo per sottrazione, per negazione. Sicuramente non è il sistema duale tedesco, perché lì il focus è l'assunzione e la formazione tecnica del futuro assunto. E sicuramente il termine alternanza non è indovinato per una valanga di motivi. L'alternanza è un pendolo che va di qua e di qua, quindi dà l'impressione che ci sia il 50% di qua e il 50% di là, ma non è così, è una breve esperienza casomai nel mondo del lavoro. Contiene altrettanto sicuramente due cose molto diverse: le 400 ore non sono il doppio di 200, è abbastanza un'altra cosa, perché le 400 ore di un ragazzo che sta in uno studio tecnico e che va a fare un'esperienza in un'azienda del tutto che rappresenta la prosecuzione di qualche cosa che sta facendo a scuola, è molto diverso da un ragazzo del liceo che va in una azienda. E allora, che cos'è l'alternanza? È qualche cosa che è molto importante, in cui credo moltissimo, che però trova la sua giustificazione nella complessità della legge. Cioè, la cosa fondamentale è che non è stata fatta una legge, un provvedimento sull'alternanza, è stata fatta la legge 107, e usciamo dal dibattito abbastanza brutto se è la 107 che sta cambiando la scuola o il ministero che si è accorto che la scuola stava cambiando e che occorreva fare la 107. Sta di fatto che c'è una legge che è piuttosto affine al cambiamento, un cambiamento molto complesso. In questa complessità si situa quella riga e mezzo in cui c'è scritto bisogna fare 8 ore di... E a questo punto bisogna metterci dei contenuti. Per metterci dei contenuti, per sgrossare la materia, vi sto dicendo le riflessioni che abbiamo fatto con i nostri partner che hanno portato poi all'elaborazione del progetto. E io penso che la scuola italiana oggi, ma le enuncio solo, ha tre grossissime sfide davanti, e che l'alternanza aiuta a dare una risposta a queste tre sfide. E la prima è rimettere la scuola in condizioni di far sì che i ragazzi riescano a dare una a costruirsi una rappresentazione corretta del mondo del lavoro, del mondo degli adulti, del fuori dalla scuola. È qualcosa che una volta la scuola aveva, e penso alle mie scuole elementari ancora, dove ci insegnavano i mestieri. Quando al di fuori c'era una società fordista o una società dove c'erano ancora i mestieri, sto parlando del panettiere, del muratore, e ce lo spiegavano fin da quando eravamo piccoli. Oggi la scuola ha un po' perso questa capacità di fornire ai ragazzi una rappresentazione del mondo del lavoro e del mondo degli adulti. Io sono assolutamente d'accordo con chi pensa che una spiegazione del perché la disoccupazione giovanile è tanto ampia, uno dei motivi è perché i ragazzi escono e non sono in grado di compiere una rappresentazione realistica del mondo del lavoro. Io insegnavo all'università, vedevo alla Bocconi, voglio dire, quindi ragazzi molto simpatici col mondo industriale, col mondo imprenditoriale, arrivavano alla Bocconi e non avevano un'idea di che cosa poteva essere la loro funzione in azienda. Il secondo punto è, mi ricollego alle cose che diceva il professor Berta, riprendendo proprio una citazione, lui parlava di Joel Mokyr, e Joel Mokyr diceva una cosa in più oltre all'importanza della impresa intelligente, però diceva una cosa: per scattare questi grossi cambiamenti, che sono le rivoluzioni industriali, devono poggiare su delle conoscenze diffuse. È la conoscenza diffusa che provoca il cambiamento. Se vogliamo comprendere un contesto innovativo, è inutile che andiamo a vedere il numero dei brevetti, e quello che è più importante è che ci sia una conoscenza diffusa compatibile con il cambiamento. E per darvi un esempio concreto, rivoluzione industriale 7-800, le regioni che riuscivano a industrializzarsi erano quelle che avevano almeno il 30-40% di persone che sapevano far di conto, leggere e scrivere, e avevano i primi rudimenti della fisica newtoniana. Se non c'era questo, quella regione non si industrializzava. È tanto vero che nel 1860
solo Liguria, Lombardia e Piemonte erano in Italia le regioni che avevano questo set di competenze diffuse e sono quelle dove è nato il triangolo industriale. E tante cose sulla arretratezza meridionale poggiano su questa verità. Oggi abbiamo bisogno di un set di conoscenze diffuse e diverso, di diverso tipo. Per esempio, bisogna essere in grado di saper leggere un'email in inglese e sapersi rispondere al minimo, ma reggere i confronti con l'industria 4.0. La scuola deve ha questa sfida davanti. La terza è il tornare a essere un ascensore sociale in termini di inclusione e di integrazione delle diverse culture. Pensiamo a qualsiasi contesto che ha 10, 15, in alcuni casi 20%, in alcuni casi di più, di stranieri, di portatori di altre culture, si pone questo problema. Queste tre grandi sfide avvengono, lo sappiamo bene, in un contesto trasformato radicalmente, ma la scuola è al centro di una trasformazione potentissima, nei prossimi 5 anni lo sarà ancora di più, legata alla trasmissione della conoscenza. E la rivoluzione nella trasmissione conoscenza sta ribaltando il sistema scolastico. In due parole, chi non è della scuola ma chi è nella scuola lo sa bene, sempre più spesso passiamo le ore a trasferire delle informazioni ai ragazzi che in quattro clic riescono ad acquisirle in un nanosecondo appena usciti da scuola. E il fatto di chiedere ai ragazzi di sconnettersi quando entrano in classe, come chiedere a un ragazzo di tenere il vocabolario e l'enciclopedia e il libro di testo in cartella, no? Nel senso che quelle sono le loro fonti di informazioni. E allora a questo punto, ma se il ragazzo acquisisce le informazioni fuori da un contesto scolastico, il ruolo dell'insegnante è quello di organizzatore, di coach, di organizzatore di informazioni. E quindi una didattica che necessariamente è laboratoriale, esperienziale e non è la mera trasmissione delle informazioni. Ecco la vera essenza dell'alternanza è inserirsi in questo contesto, cioè dare un contributo, non basta l'alternanza, ma è fondamentale. Quindi qual è, secondo il mio modesto avviso, lo scopo dell'alternanza? È quello di contribuire al rinnovamento di una didattica di tipo tradizionale. E il senso che abbiamo voluto dare al nostro intervento di Venaria è proprio partire con questo obiettivo finale. E una preoccupazione e un motivo di gioia e un motivo di delusione. E la preoccupazione, i numeri, stiamo parlando di 100.000 ragazzi in Piemonte, stiamo parlando di 1 milione di ragazzi in Italia. Noi finora stiamo cercando di mettere mano in pasta, di provare a farla questa alternanza, 12 classi di liceo alla Reggia di Venaria, che oggi, un pochino di fa, ho appena imparato che è un'azienda non pensavo così tanti, con 350 dipendenti, e non è poca cosa, sono 12 classi, è nulla rispetto ai numeri che dobbiamo affrontare. Quindi in futuro dobbiamo pensare dei meccanismi, per esempio delle fondazioni come la mia, insieme magari all'Unione Industriale, insieme alla Scuola Camerana, insieme a cosa potrebbero fornire degli elementi di base, per esempio i corsi sulla sicurezza per tutte le scuole, dei servizi di base per aiutare a risolvere sui grandi numeri. E il motivo di soddisfazione: ho passato 4 ore interessantissime sui tavoli, nei gruppi di lavoro dei ragazzi, dove dovreste vedere questi ragazzi di terza liceo che passano una mattina fuori da scuola e assolutamente non c'è il tono da gita scolastica, tutt'altro. Sono dei tavoli di ragazzi che discutono in modo serio, neanche si rendevano conto loro stessi, ma erano diventati da ragazzini, piccoli, giovani, adulti in una settimana. Un'esperienza davvero utilissima e che, fra l'altro, mi ha immediatamente posto un problema: ma come la si valuta questa cosa? Come la si misura? I suggerimenti del Ministero
e fanno acqua da tutte le parti. Se gli si dà a questi ragazzini una scheda dicendo dimmi quanto sei cresciuto professionalmente, ma ragazzi, io personalmente, se guardo indietro alla mia vita, forse con enormi dubbi, con qualche cosa riesco a intravedere qualche momento che forse è stato un pochettino più significativo di altri, ma probabilmente sbaglio. Figuriamoci un ragazzo di 17 anni, 16 anni che la sta vivendo in questo momento. Non se ne rendevano conto loro, mentre mi parlavano, di quale crescita erano riusciti a fare in pochi giorni stando fuori da scuola in un contesto lavorativo. Ecco, stando fuori da scuola in un contesto lavorativo, la delusione qual è? Che in queste discussioni con i ragazzi non mi parlavano mai di scuola. E la funzione ultima, che secondo me dovrebbe essere quella di aiutare la scuola a modificare i metodi di insegnamento tradizionali, quella ancora non abbiamo dato ancora un contributo, e secondo me è molto molto importante, con tutta l'umiltà del caso, intendiamoci, nel senso che io ho un grandissimo rispetto verso ciò che avviene oggi nelle scuole e i programmi, lo studio, la serietà dello studio, però non c'è alcun dubbio che bisogna interrogarsi su un aggiornamento di questo, dei metodi didattici, e l'alternanza secondo me deve giocare un ruolo importante. Ho finito, spero di rispondere.